Allora, di recente noi abbiamo denunciato dei comportamenti illegali nei termini della legalità nazionale italiana, Ed anche internazionale. ma dal punto di vista internazionale già è un'altra cosa. La nostra competenza è la norma italiana. E su due personaggi, uno è un personaggio, come dire così, molto avventuroso, e si tratta di una ministra dello Stato italiano che è colorata, ma noi non è che siamo contro i colori, no? Scura, meno scura, A pallini. grigio, pallini, eccetera, ci lascia assolutamente indifferente. Io ricordo di aver visto la fotografia di uno che si era tatuato la faccia a tutti i scacchettoni, c'era anche lui. Era un inglese, me lo ricordo benissimo. Ma questa Era persona, uno che guidava la mini. invece, nella veste di ministro italiano, si permette di promuovere comportamenti assolutamente contrari alla legge italiana. Ora, questa cosa noi non la possiamo tollerare perché siamo italiani e vogliamo che in Italia venga rispettata la legge dello Stato italiano. Soprattutto quando è un ospite straniero. Se pertanto questa persona ritiene che la legge italiana non va bene, prende e sai dove va? Va in Belgio, perché loro che erano stati dominati dai belgi, no, loro i congolesi, se ne andasse in Belgio a fare la stessa cosa che vuol fare qui, giusto? Oppure andasse in Congo Andasse a in Congo. vedere come vivono in Andasse in Congo. Congo a La proporre. signora mi sa che si è scordata, è Eh sì, molto che non ho torna l'impressione, indietro. sì, ho l'impressione. Congo, 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 stare bene solo al Congo. Non mi muovono, no. E cioè quello cantava così. Bingo, bango, bengo. Stare bene solo al Congo. No, mi dispiace ma non vengo a quelli che ti capito. Oh, e questa qui invece, oh, basta qua. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è un'altra denuncia che noi abbiamo fatto a un personaggio che oggi per noi è capo di un altro Stato. Ci riferiamo a tale Corke Bergoglio, il quale si è permesso il lusso di andare a Lampedusa a proporre comportamenti illegali, cosa che il Bergoglio se n'è guardato bene dal fare di recente in Brasile, dove è andato, dove ha fatto delle perorazioni ai giovani, invitandoli a comportarsi in maniera coerente. Ma allora, scusate un minuto, perché vuoi farlo a casa nostra? Che forse ritieni che l'Italia sia tuo un territorio di caccia o un terreno di caccia? Allora, lo dobbiamo dire perché poi dobbiamo arrivare a questa conclusione. Non avremmo detto nulla se al posto del capo dello Stato della Città del Vaticano fosse andato lì a fare il predicozzo un qualsiasi vescovo locale. Assolutamente corretto sarebbe Perché stato. l'avrebbe fatto nei termini di un italiano Le, della riconosciuto legalità. nella legalità, riconosciuto come tale, il quale magari, tra l'altro, sarebbe stato molto tempo attento a non fare passi falsi, perché i vescovi italiani passi falsi non ne fanno molti. Ma quando tu me lo fai nella veste assoluta di capo del governo e di capo di uno Stato, perché il papato, il Papa, rappresenta Sovrano. un sovrano prima ancora di un sacerdote. Assolutamente. Quindi tu queste cose non le puoi fare. E allora passiamo a questo. Questo è un articolo che è stato scritto da un noto prete che è uno che abitualmente sa quello che scrive, di una nota rivista di gossip. Le riviste di gossip, cogliamo l'occasione, sono le riviste più importanti perché in queste riviste passano le informazioni più importanti. Emerge la vera anima dell'umanità e della Esattamente, cittadinanza. anche perché poi la tiratura di queste riviste Epocale. è vertiginosa. Allora, sentiamo che cosa dice questa persona? Perché con questo vogliamo È la arrivare pancia del alla Cives. conclusione. Prima dell'ideologia c'è la persona.
I recenti attacchi al Papa per il suo discorso a Lampedusa o gli insulti razzisti al ministro Kyenge sono il segno di un imbarbarimento umano, ma il cristiano non deve scoraggiarsi. È esattamente il contrario. È la Kyenge che si permette di andare contro la legge in un paese come l'Italia, che è talmente gentile che la tollera come ministro. Ed è il signor Bergoglio che va a dare delle lezioni che lui non può dare, perché è il primo a smentire con le leggi del suo Stato quello che propone di fare agli italiani. Quindi noi viviamo in una completa forma di pazzia, di schizofrenia. Bravissimo. Indotta cioè, da questi preti. Si dice il falso e si giura il falso e si conduce una vita falsa. Completamente falsa, esatto, sotto qualunque profilo, all'interno del loro Stato e all'esterno in Italia. Allora andiamo avanti e sentiamo quello che scrive questo prete. Gli scrive una persona: prima gli attacchi di una parte del centrodestra a Papa Francesco per i suoi discorsi pro-immigrati a Lampedusa, mentre l'altra parte, quella cattolica, rimaneva in silenzio. Poi le offese razziste del vicepresidente del Senato al ministro per l'integrazione. Non le pare arrivato il momento di non porgere più l'altra guancia, ma di indignarsi fino a ottenere almeno le dimissioni di questi politici vergognosi? Cioè qui siamo alla totale inversione della logica. Questi offendono gli italiani, quei pochi italiani che hanno un minimo di sensibilità, reagiscono, e per questo pretonzolo, con questo sagrestano potenziale, se non vero, quelli che reagiscono dovrebbero essere penalizzati. E sentiamo come risponde il prete. Non ho dubbi. Stiamo assistendo in questi ultimi tempi ad alcune scene che mostrano il lato peggiore dell'Italia. Ma il lato peggiore dell'Italia lo dimostrate voi, non noi. Perché noi abbiamo denunciato a norma delle leggi vigenti, tanto Kyenge quanto Francesco, e che occupano lo spazio dei maggiori organi di informazione nazionale. Ma guarda caso la nostra denuncia non appare su nessun organo. Esattamente. Ciò a cui lei si riferisce è solo la punta di un iceberg che ci può portare alla deriva, sia umana sia sociale. Alla deriva, voi la portate alla deriva. Ma scalzoni in malafede, che nascondete le vostre ricchezze e pretendete che i poveri diano agli altri poveri, mentre voi le vostre ricchezze miliardarie in euro e in dollari ve le tenete strette in casa vostra. In questo contesto anche i fatti più belli e degni di importanza, come la visita del Papa a Lampedusa, vengono risucchiati nella polemica mediatica e politica. È il contrario. Il Papa si è permesso di dire e di fare. Nessuno avrebbe detto qualcosa se il Papa fosse andato lì, si fosse tolto quella tonica bianca e si fosse messo nuotando a magari tirar fuori da quelle carrette del mare, no? Che sono vere navi negriere, e noi sappiamo che sono negriere, perché quelli sono portati da loro. Pagati dal Papa. Pagati. Oh. Indirettamente, ma pagati dal Papa. Pagati da loro per arrivare in Italia. Dove gli serve il casus. Dove poi a quel punto lì sono mantenuti e seguiti da organizzazioni molto pietose che vi dica. Controllate da Letta, tanto per dirtene una. Controllate da Letta. Da 10 mesi indagato. No, dal 2008. 10 mesi Letta Ruzzini. No, dal 2008. Addirittura. Scusate, posso intervenire? Come no? Quella qua, pronto. Ma non pensate che la Chiesa lo deve fare questo perché sta perdendo contro il musulmanesimo e deve Ma fare certo. proseliti? Deve creare il casus. La Chiesa deve fare proseliti. Questa è se tutta pubblicità. Se le facesse spese sue, visto che è miliardario, non a spese mie. Allora, abbiamo calcolato. Gli servono i media, gli servono le grandi popolazioni. Ma non lo facesse a spese mie. L'Europa ormai è musulmana. Abbiamo calcolato. Magari. Ci sta difendendo la chiesa dal musulmanesimo. La Chiesa cristiana ha bisogno di non queste pagheremo cose. Più l'interesse alle banche. La Chiesa cristiana romana possiede beni, fra quelli mobili e immobili e liquidi,
fra i 500 milioni e il milione, 500 mila e il milione di miliardi di euro. Ma secondo voi la Chiesa romana non è diretta dagli antichi Cesari? Cioè anche Cesare era anche Papa. Non è la trasformazione, ma è il passaggio dall'antico romano certamente. Cesare al Papa. Certamente, è una parte. Ma mica era buono il Papa, Cesare era pure severo. Che i papi però doveva tenere unito tutto il mondo. I papi fossero usurpatori. Noi stiamo perdendo con l'Oriente, stiamo perdendo. Meno male, per fortuna nostra. Allora, i papi siano usurpatori del potere imperiale assolutamente. È assolutamente vero, ma non credo che un Giulio Cesare o altro imperatore che aveva la sua dignità sarebbe andato a Lampedusa a chiedere ai cittadini di comportarsi in maniera diversa. L'onore era una cosa importante a Roma. E di come si comportava. La pietas romana c'era però. La Roma. Ma questo non è pietas romana. Assolutamente. No, questa la pietas con i soldi miei, la facesse lui con i soldi suoi. La pietra. Quando faceva le campagne in Gallia, Cesare le faceva con i soldi suoi. Cioè, esattamente. Mica con i soldi ha fatti degli altri dopo, ma li ha fatti con i soldi suoi. Gliel'avevano imprestato. Vabbè, lo sappiamo pure che gliel'ha prestato. Sappiamo pure che gliel'ha prestato. Attenzione cosa dice questo prete, perché è lì la chiave. È lì la falsità intrinseca di questo articolo. Forse stiamo superando il limite della convivenza e ci dimentichiamo. Come il limite della convivenza? Sei tu che lo vai superando il limite della convivenza. E ci dimentichiamo che siamo nell'epoca della globalizzazione, che riguarda non solo le informazioni o i commerci, ma anche l'incontro e l'integrazione tra popoli e culture diverse. Eccolo il punto. È lì il punto. Loro chiamano integrazione la fusione, il melting pot, il metticiato morale e biologico, intellettuale, culturale. Esattamente. Cosa che loro non vogliono avere con i signori ebrei, loro amici e sodali. Che loro predicano il melting pot, però loro si sposano solo tra di loro. Com'è che c'è questa strana coincidenza? Sta avvenendo come dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, attenzione, quando nacque l'Europa con l'incontro spesso non pacifico tra la cultura latina e quella barbarica, in cui un ruolo fondamentale ha avuto il cristianesimo. Perfettamente d'accordo. L'elemento mediatore tra la cultura latina e i barbari, e c'è stato nell'elemento mediatore c'è stato anche il cristianesimo. Però i barbari erano talmente affini ai romani che i barbari si sono romanizzati. Assolutamente sì. E noi abbiamo, grazie all'arrivo dei barbari, che noi abbiamo avuto un ripristino della civiltà, un ripristino della cultura, e fortunatamente, perché sennò sarebbe tutto decaduto in mano a chi gestiva preghiere, sacramenti e soldi per avere le indulgenze. E questa è la verità. Per fortuna ci sono stati i barbari. Che ancora si fa. Per fortuna. Questa pratica ancora delle indulgenze. Come no? Come? L'indulgenza è all'ordine del giorno. Ricordiamoci che il buon Francesco quando ha fatto la manifestazione per il suo incoronamento a Papa, ha concesso l'indulgenza plenaria a tutti quelli che avevano visto questa sceneggiata. Sì, visto, con la televisione o quant'altro. Perché? Perché te do la... allora, guarda la televisione quando vengo io. Concettualmente è la stessa cosa. Ti ricordi che c'era quel programma nazionale che poi si concorreva, come si chiamava? Il Concorso Italia, vendevano i biglietti. Non me lo ricordo. Ah sì, quello della Befana. Sì, quello che poi prendevano i biglietti. È la stessa cosa. Sì. Qui tu vedi alla televisione le mie sceneggiate. No? Se hai visto dei premio. Che premio vai in paradiso. È così semplice. È di una demenzialità assoluta. Ma guardate che è una cosa pazzesca. È proselitismo. Sì. Era proselitismo. Anche quello appunto di indurre le persone a comprare il biglietto
per la cosa di Capodanno, no? Per la, come si chiamava? La lotteria di Capodanno. Lì tiri fuori i soldi. Sì, e perché no? Per andare in paradiso non togli fuori i soldi? Non gli dai i soldi per avere le indulgenze? Se no non te ci mandano, Ma pure per la messa da morto gli dai i soldi. Pure da morto. Quella è un'organizzazione che devi mantenere. Ma io lo vorrei mantenere, per questi mi stanno rompendo i coglioni dalla mattina alla sera. I preti missionari che vanno a salvare persone. Scusa, devo dire una cosa importante. Allora, le missioni chi le fa? Ascolta un attimo, state zitto un attimo. Mi fate parlare un attimo. Sono a casa loro, un attimo. Due minuti me li concedete, non ho parlato, ho detto una parola. Allora, purtroppo nel 97 e poi nel 2000 mi sono morti. Mi sono morti fra il 97 e il 2000 mio padre e mia madre. Li ho seppelliti qua al cimitero. No? E volevano i soldi. Io ho detto scusa, ma le tasse che ha pagato mio padre e mio padre. Io non ho mai pagato le tasse, lo sai, no? Ma mio padre e mia madre hanno pagato le tasse. Non so servire, non servono quantomeno a dargli una sepoltura giusta decente. E civile. Ho già pagato il cassamortaro, ho già pagato le tasse sulle sepolture, eccetera, molte devo pure pagare. E insomma, diceva vabbè, adesso facciamo uno sconto, vediamo. Poi non gli ho più pagato niente. Volevano, ovviamente, dice no, tu ce devi da tutto perché se non ce l'hai tutto, qua. Vai all'inferno. No. Gli ho detto, senti, sai che fai? Li metti dentro a un bel contenitore e me li porto dentro casa. Esattamente. Dice no, non si può fare, è illegale. Non è vero. Non lo so, che io me lo so studiato benissimo. Scusa, a me non mi serve, mio padre e mia madre, è una cosa privata mia. A voi non vi riguarda, perché vi devo dare soldi per continuare a pagare una cosa che, cioè quello è morto, perché devo pagare uno che è morto? Niente. Insomma, alla fine mi hanno fatto gli atti legali. Ovviamente l'ho rimandato al mittente perché io ho dimostrato che non era vero, che la loro pretesa era illegale. Se lo facessero tutti come me, eviteremo di dover pagare tutti gli anni le tasse anche sui cimiteri. Esattamente. Andiamo avanti. Prof, siamo arrivati, è orario. Adesso, è fatto. Sta avvenendo come dopo la caduta dell'Impero Romano, l'abbiamo detto. Riscoprire la cultura cristiana significa riscoprire la cultura che ha al centro l'uomo e la sua condizione. Io vorrei che lui ci dicesse che cos'è la cultura cristiana vera e non quello che raccontano sti buffoni. E qui siamo. È quella delle origini. Allora, qui bisogna cominciare a parlare con chiarezza. Il San Francesco vero. Oltretutto. Il San Francesco vero. Qui non si sa che cos'è il perdono. Non si sa che cos'è la liturgia, hanno caratterizzato tutto, fanno anche i computer con cui tu puoi perdonare, è una cosa tragica. Ma fondamentalmente tutto quello che accade oggi è che l'uomo diventa più macchina, più carne. Qui a un certo punto si sono inventate la purificazione della carne, no, la purificazione dalla carne. L'uomo nasce come un robot, come un Pinocchio, però se non gli dai la coscienza dell'essere rimane Pinocchio, e difatti oggi siamo dei Pinocchi in qualche modo. Certo. Noi non riceviamo il vero battesimo. Se voi andate a vedere anche nelle varie basiliche, almeno una volta finché si avvertiva, tipo quando ti battezzavano o ti perdonavano i peccati, usavano una canna lunga 2 metri per evitare che il peccato potesse salire sul sacerdote e essere rimesso dalla figura del prete, del sacerdote, che avendo il nome di Gesù in particolare rimetteva i peccati. Ma la remissione dei peccati è un atto che uno fa per dono, ossia per amore. Tu vedi una persona che è sbagliata, allora devi fare in maniera che questa persona sia giusta. Come si fa? Qui gli Atti degli Apostoli dicono che la cosa fondamentale, tu devi essere battezzato, ossia lavato nel sangue di Gesù, e devi imporre loro le mani nel nome di Gesù dopo il segno della croce, e a questo punto ricevi lo Spirito Santo. Qui lo Spirito Santo non esiste più, qui non si vede più dove sta, qui è diventato un cliché. I sacerdoti non hanno mai fatto un atto di esorcismo.
Non è possibile, che altro volete sapere? No, bravissimo, adesso concludo, perché questo qui sta la menzogna sostanziale che è alla base di queste falsità e delle parole a vuoto che dicono questi sepolcri imbiaccati. Questi sono veri sepolcri imbiaccati, dicono una cosa per l'altra. Dice: incontro, ascolto, conoscenza sono i verbi tipici di ogni uomo che voglia vivere in una società civile. Certo, incontro, ascolto e conoscenza, non quello che dite voi o fate voi. Invece, nella nostra epoca e nella nostra società si parla senza ascoltare. Ma siete voi che parlate senza ascoltare. Voi che parlate con i vostri microfoni, parlate dai pulpiti delle vostre chiese e ve ne guardate bene a ascoltare quello che vi risponde quella sempre ristretta popolazione di italiani che vi frequentano la domenica. Non ci si incontra, ma per avere il favore o l'applauso si vive in perenne clima da stadio. E certo, chi l'ha fatto? Chi ha creato lo stadio in piazza San Pietro? Non sono stati loro che hanno fatto tutte queste sceneggiate, che ci salta di noi. Dove l'altro diventa come tifoso della squadra avversaria e quindi un nemico da mettere alla berlina con parole che e suonano come i cori dei tifosi. Ma l'hanno detto loro che proprio in relazione al pontificato di Wojtyla, che è stato un grande comunicatore, e i giovani riempivano Piazza San Pietro, ma le chiese erano vuote. Allora che significa? Non è che sei tu che hai fatto lo spettacolo, non ho mica fatto io lo spettacolo. Perché non vanno in chiesa? Perché non l'hai portato in chiesa? Perché ti bastava far vedere che c'avevi le masse che ti seguivano. È lo stesso discorso che ha fatto Francesco adesso a Rio de Janeiro, dove ha fatto vedere, comunque in Brasile, dove ha fatto vedere che era seguito dai giovani. Quali giovani? Gente che ha partecipato a uno spettacolo. No, ma venivano tutto il mondo, non erano i brasiliani. Era una mina da parte. Venivano tutti lì dal mondo intero. La festa della gioventù. Lo schema è il doppio schema, crocifissorio e calcistico. Certamente. Crocifissorio, ha trovato il leader, si colpisce solo quello, capo espiatorio, eccetera. Calcistico, uno contro l'altro. Basta andare in questi giorni a Montecitorio per vedere davanti ai nostri occhi il divide timpera che è stato ottimizzato. Cioè addirittura ora la questura per fare le manifestazioni ti rilascia vari permessi, varie associazioni, di modo che tu sei uno contro l'altro. Ed è spettacolare vedere questa arena davanti a Montecitorio, dove è proprio evidente. Ma ragazzi, provate ad andarci in questi giorni, ci sono i fratelli Biviano, più i napoletani licenziati, i grillini che si mettono lì e cacciano i napoletani licenziati. Ragazzi, siamo la frutta. È naturale, troppo bello. Ma i giovani d'oggi non hanno bisogno di un minimo di orientamento, di guida, sì, speriamo che sia, che sia, speriamo di, siccome il nostro movimento il nostro movimento qua. Dei scienziati ancora non è così potente come la Chiesa, ma lo sarà, i scienziati speriamo di fare. Troveranno una morale, una cosa. Per adesso bisogna dargli qualche cosa, perché non ma hanno non loro, non hanno speranza, si drogano, si embriagano. Un minimo, io penso che quello della dottrina cattolica cristiana sia il male minore come orientamento per adesso, finché non arriva il nostro scientifico. Esiste la dottrina cristiana, esiste la dottrina cattolica, se no si ammazza, esiste la dottrina sociale. Ma lo volete capire che loro hanno tradito sistematicamente, assolutamente, che ignorano in continuazione. Lo volete capire che si stanno suicidando i giovani in massa? Sì. I fononi dentro le discoteche, boom 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 boom. Tutti con danni cerebrali fortissimi, e droghe che più potenti così. Poi adesso che si prendono droghe, e adesso i liquori un po' di vino, no, prendere i liquori per uccidersi, no, il vino che beviamo noi. Esattamente. Questi si vogliono suicidare, allora? Perché non vedono futuro e non hanno ideali e non hanno morale. E allora? Quindi un minimo. Chi è che manca se non quelli che
per definire. Per adesso c'è questa. Hanno preteso i nostri soldi. Per adesso c'è questa. Avrebbero dovuto lavorare i giovani. Vabbè. E non l'hanno fatto. E continuano a farlo. Ma è il male minore. Assolutamente negativo. La religione cattolica è il male minore. Ah no, non si può dire male. È il contrario proprio. Cioè, sono questi che sono mancati alla loro missione. È naturale. È la loro missione. Che una volta era dello Stato, lo Stato laico che insegnava l'onore, la guida, che ne so, da parte degli anziani, o l'esercizio delle armi, i paladini, che ne so, nel corso dei secoli, il corsum honorum. Ma la religione di San Francesco, questo è un usurpatore. San Francesco, naturale, ti piacerebbe. Oh, San Francesco, certo. Ed è un usurpatore. È operazione di marketing. Esattamente. Punta, pure marketing. Ma sai che è un usurpatore che ha appena cominciato. Sì, però intanto io sono un gesuita e scelgo, guarda caso. Che ne sai che ha appena cominciato, che è un usurpatore? La appena cominciato non è più se stessa. Si vede dal buongiorno. La gente non viene battezzata. La gente non è più se stessa. Sono tutti Pinocchi che non hanno ricevuto la visita della fatina. No, che vabbè, poi c'è così. La gente, sono tutti esseri carnali. Certo. E non hanno ricevuto. Non hanno ricevuto quelle condizioni, quelle informazioni, quelle istruzioni che serviva per diventare un cittadino vero. Cosa del battesimo. Il mio ultimo figlio, che è nato a 19 anni dal primo, ha avuto un battesimo per modo di dire, perché io l'ho portato a farsi battezzare in un certo posto, non dico dove, dove il prete che doveva battezzarlo ne ha messo insieme 4 o 5 e in 5 minuti li ha spicciati tutti. Quello è il battesimo che fanno i preti di oggi. È un battesimo formale. Ma peggio che formale, peggio ancora. Posso dire una cattiveria devastante? Dillo. Non può essere che la Chiesa si sia rovinata, un po' come Andreotti, per combattere il comunismo. Ma quando mai? Non c'entra niente. Ma questi erano già corrotti. Vatti a leggere che cosa abbiamo scritto. Praticamente negli anni 50. Vatti a leggere cosa. Si sia sacrificata per combattere l'ateismo comunista. Ma quando mai? Vatti a leggere quello che abbiamo scritto la settimana scorsa e capirai molte di queste. Questi tuoi dubbi spariscono. Il canto comunismo di adesso. Ma quando cazzate, lascia perdere. Parliamo dei soldi, un milione di miliardi di euro. Per combattere con i carri armati russi hanno combattuto tanto. Un miliardo di milioni. Se non c'era la DC, tu c'avevi i carri armati russi qua. Ma non diciamoci queste fesserie, perché per carità. Entriamo nel merito di tutto. Del marasma. Vedi quello che abbiamo detto noi. Guarda, ci sono decine e decine di interventi. Allora, l'ultima cosa, anche poi non concludo questo, però c'è un'altra che è abbastanza interessante. Perché c'è un'altra lettera spedita a questo prete. Dice: perché i personaggi famosi ricevono la comunione, le foto sono su tutti i giornali, e a mia figlia separata viene negata dai nostri sacerdoti che conoscono la sua situazione? La legge di Dio non è uguale per i VIP, conosciuti anche da voi preti per le loro vicissitudini, e per noi comuni mortali, mi spieghi il perché di questo libero arbitrio da parte dei sacerdoti. Questa doppia grazie. Misura proprio. Allora questo qui risponde, guarda, vi faccio vedere perché è inutile che lo leggo, menando completamente il camperlaia, no? non risponde a tono. Se fosse stato onesto avrebbe detto sì, perché la nostra Chiesa è qualcosa di veramente vergognoso. È doppio giochista. Accidenti, che doppio giochista. Non lo dice, allora tu nemmeno rispondi a chi te lo dice. Comunque, in ogni caso, per i nostri amici, qualora fossero interessati, gli dico che l'articolo è qui. Il giornale è un giornale che è stato pubblicato questa settimana. Qualora volessero avere fotocopia della risposta, gliela diamo e vediamo chiaramente che l'amico. Ciurla nel manico. Ah, no, ha glissato completamente. Ciurla nel manico. Dice che il cristiano dovrebbe essere così e come. Ma la domanda era un'altra: perché danno libero accesso ai VIP di fare quello che vogliono e a mia figlia che è divorziata non la fanno nemmeno andare in chiesa? E questa è la domanda, capito? E con questo ritengo che abbiamo fatto una bellissima intervista, siamo intervenuti in tanti. E questa avrà sicuramente un grande successo. Vorrei aggiungere soltanto questo.
San Paolo dice con chiarezza: la nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e di carne. Qui non c'è un esorcista. Qui già da 12-13 anni Padre Amort ha detto, dice, qui non si fanno più esorcisti. Qui i vescovi non hanno neanche sentito parlare di cosa significa. Qui se prendete un ragazzo, Piero Torecchini, e gli fate il segno della croce sulla fronte e gli imponete le mani, ha voglia di sentire le urla del maligno. Qui non ci stanno più sacerdoti, ci sono soltanto preti, purtroppo, ma non è colpa loro. Dice con chiarezza il Vangelo che la responsabilità sono dei vignaioli, quelli che sono fuoriusciti dall'eternità e hanno prodotto questo, col Big Bang, questo mondo. Noi siamo alla mercé di creature non di carne e di sangue, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra. Non c'entrano niente i preti, quelli sbagliano perché nel cervello gli girano delle idee che non sono umane. E chi sono i vignaioli? La Bilderberg, gli economisti? Ma no, no, non sono esseri di carne e di sangue. È la stessa cosa, guarda. È la stessa cosa. I Bilderberg sono la stessa. Quelli sono zombie, non ti preoccupare, comunque, va bene uguale. Comunque, a proposito di droga, a proposito di chiesa, l'ultima droga si chiama Settimo Cielo e induce al cannibalismo. Lo so, Settimo Cielo. Esatto. Settimo Cielo, guarda. È quello che voglio. È quello che voglio. Che siamo diventati cibo. E così abbiamo concluso questa nostra ulteriore intervista. Esattamente, che è complessiva di appunto, che è complessiva e conclusiva della denuncia che noi abbiamo presentato alla Procura di Roma. Ciao a tutti.